Prima di andare avanti con la rivoluzione americana, torniamo indietro alle pagine 200-201 del nostro libro. E appuntiamo l'attenzione alla parte in basso del libro dove viene proposta una linea del tempo. Si tratta di una linea del tempo multipla. È multipla perché rappresenta in parallelo fatti, eventi, fenomeni, eccetera, che riguardano popoli diversi. La linea del tempo multipla, quindi, la si può leggere in due direzioni. In una direzione verticale ci consente di cogliere quello che accade simultaneamente in posti diversi. E invece in linea orizzontale per studiare in ordine cronologico gli avvenimenti relativi ad un aspetto che si vuole approfondire. È importante tenere conto che mentre l'Inghilterra, per esempio, è impegnata a fronteggiare la rivolta delle 13 colonie, vi succede in contemporanea un fenomeno importante che è quello dell'invenzione della prima macchina a vapore, che avrà poi una grande ripercussione sui fenomeni produttivi e il modo di organizzare il lavoro. E mentre l'Inghilterra è interessata sia dalla rivolta delle colonie sia dalla rivoluzione industriale, in Francia, grazie al diffondersi delle idee illuministe, ma anche grazie all'osservazione di quello che è accaduto in America, dove le idee illuministe per la prima volta si sono tradotte in un evento politico importante, consentendo la nascita degli Stati Uniti d'America, decide di lasciar perdere, di superare la monarchia assoluta e attraverso un processo rivoluzionario cercare di mettere in atto appunto quel processo democratico, quel rinnovamento istituzionale che aveva visto verificarsi in America. Ovviamente poi la storia francese sarà completamente diversa, però è interessante appunto osservare che quello che noi stiamo studiando e che porterà nell'87 alla Costituzione degli Stati Uniti, poi avrà una grande influenza anche in Inghilterra, in Francia, dove poco dopo, quindi 2 anni dopo, vengono convocati gli Stati Generali, cioè per la prima volta venne riunito il Parlamento. Considerate che c'era la monarchia assoluta, il re aveva tutti i poteri e quindi il Parlamento certamente non lo convocava. Fu riconvocato per la prima volta il Parlamento e iniziò la Rivoluzione francese. Ecco, adesso noi ritorniamo invece in Inghilterra, ritorniamo anzi nelle colonie inglesi in America e verifichiamo appunto quali sono gli avvenimenti che studieremo. Siamo arrivati alla dichiarazione di indipendenza. La dichiarazione di indipendenza avvenne nel 1776 e fu il momento iniziale della Rivoluzione americana.